è il 24 novembre 1954. Viene inaugurata la sede del nuovo seminario di Reggio Emilia. Sono passati quasi 70 anni e sono cambiate molte cose. È cambiata Reggio Emilia, è cambiato il mondo, è cambiato il modo di studiare e di lavorare. Ed è arrivato il momento di cambiare anche il presente e il futuro di questo edificio. In accordo con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la diocesi di Reggio Emilia-Guastalla ha messo a disposizione questo immobile per la città. Diventerà il terzo polo universitario. Nato come scuola, tornerà ad essere scuola. Il Comitato Reggio Città Universitaria coinvolge istituzioni pubbliche e private, imprenditori, liberi professionisti e privati cittadini che hanno scelto di contribuire alla realizzazione di questo progetto. Il terzo polo universitario che sorgerà qui ospiterà oltre 2.000 persone, nuove aule, nuovi laboratori, 3 auditorium, oltre 100 uffici e 180 posti letto per studenti. L'ex seminario sarà il motore di una nuova cultura universitaria e professionale, il propulsore di un nuovo sviluppo delle competenze a disposizione delle imprese, la forza motrice di un'apertura nazionale e internazionale di Reggio Emilia. Grazie a questa nuova struttura e alla sua posizione geografica, questa città diventerà un nodo di attrazione e di sviluppo nei confronti del territorio e di tutto il centro-nord. In questo sarà facilitata dalla stazione medio-padana dell'alta velocità, che permette un efficace collegamento con Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Siamo nella leggendaria Motor Valley e grazie a questo polo universitario si svilupperanno le competenze dei professionisti di domani, che potranno operare anche nei settori della meccatronica e del digitale. Il cantiere si è già messo in moto. Chi crede in questo grande progetto di rinnovamento e di sviluppo può contribuire alla sua realizzazione. Per il futuro di Reggio, città universitaria.